Questo centro è stato costituito in risposta a un antichissimo desiderio di Zeffirelli. Sono almeno 30 anni che, ponendosi il problema di tutto il suo lavoro, di tutto il materiale relativo al suo lavoro che ha accumulato durante la vita, e volendo dare a questo materiale una collocazione che potesse essere utile anche ad altre persone, lui sognava di fare una fondazione, di fare un centro dove giovani professionisti potessero venire ad attingere alla sua esperienza per andare avanti nelle proprie professioni. Un altro dato molto importante per quanto riguarda Zeffirelli è che è un personaggio che ha veramente, come pochi italiani, varcato i confini. È diventato celebre portando il proprio contributo, soprattutto per quanto concerne il teatro d'opera, ma anche per quanto concerne il teatro di prosa e il cinema, in tanti paesi del mondo. Lo è stato sicuramente innovativo, perché lui ha affrontato diversi modi e ogni spettacolo aveva un suo target ben preciso, per cui era difficile confondersi e non capire. Si capiva perfettamente che, faccio un esempio, quella era la Bohème di Zeffirelli o l'Aida di Zeffirelli. Era uno stile inimitabile e grandioso nello stesso tempo. È un centro importante perché non sarà soltanto uno spazio di conservazione, quindi un museo con l'archivio, la biblioteca che saranno messi a disposizione di tutti, ma è importante anche perché sarà un centro di diffusione della cultura. Piace pensare a una specie di centro dalla quale si promana una raggiera di eventi e di manifestazioni che sono destinate a riversarsi non soltanto sul territorio, ma avere anche delle loro eco a livello nazionale e anche internazionale. It's something different from the rest of Florence, something that the young generation can appreciate and through the museum and through the school can have a unique experience, a unique path to enlarge, you know, their vision in the field of the art of show business.